Buongiorno, il mio vlog oggi inizia così e questo è il motivo. Ebbene sì. L'aspirapolvere e ho chiesto a Ricky di accendere l'albero senza toccare l'albero, altrimenti potrebbero cadere dei pezzettini. Vieni qua, assistente. Assistente? È sparito l'assistente, ragazzi, un attimo solo. Operazione accensione albero senza toccare neanche un ramo. Ti controllo! Oh, bravissimo! Ci siamo, è andata. Operazione albero. Che è successo? Ha vibrato la stella. Allora, no, grazie. Momento calendarietto. Oggi è 8. Eccolo qua. L'8. Ah no, oggi è 9. Non è 8, ragazze, l'8 era ieri. Oh mamma mia, come siamo messi male. Il 9. Pensavo fosse 8 oggi, amore. Convintissima. Allora, grazie, un piccolo aiuto. Oh, bellissimo. Questo qua è proprio... Ma perché l'incastrano? Cioè, è incastrato... Sempre lui, l'aiutante. Te l'ho detto che l'hanno incastrato strabene. Cioè, aspetta, non riesci neanche, manco tu riesci. Si è rotto il calendario. No. Ma dai. Come si è rotto? Ho sistemato. No, ma è spettacolare, ragazze, questo. Questo lo metto il giorno di Natale. Danger? No, Dancer. Ma è bellissimo. Guarda che figo. Yes! Bello, ci piace. Per Natale questo è spettacolare. Ci piace, ci piace. Vediamo se è così. Poi dovrei pulirti la mano. Vabbè. Però dici, almeno ne faremo una ragione. Esatto. Ta-da. Cioè, guardate com'è, non rende, però sembra una specie di bordeaux glitterato lucido, veramente carino per Natale questo. Penso abbia vinto questo. The winner is... Esatto, per il giorno di Natale mi sa che metto questo, a meno che trovo qualcos'altro di ancora più natalizio, ma non penso, questo mi piace proprio. Ma ciao ragazze! Allora, super, super, mega, salto temporale, bene sì, lo ammetto. L'ultima parte di vlog che avete visto è di sabato. Oggi è martedì, diciamo che domenica, visto che appunto Ricky era a casa, ci siamo goduti la giornata insieme, quindi non ho voluto pensare al vlog. E invece ieri ho ricevuto una bella notizia e quindi devo sbrigare un po' di faccendine burocratiche, poi più in là vi dirò. E niente, quindi detto ciò, c'è Nalina che sta facendo ninna. Io mi sono appostata qui per fare effetto natalizio, natalizio. E cos'altro vi volevo dire? Sì, sono già un po' pronta perché sto per andare a prendere Federico a scuola. Cioè, mancano una ventina di minuti.
E niente, quindi stamattina Riccardo era a casa, quindi insomma abbiamo sbrigato anche stamattina un po' di faccendine, anche a casa mi ha dato un grosso aiutino e basta, quindi questa è la news. Anzi, dimenticavo, visto che ieri non ho aperto il calendario dell'avvento, lo apriamo adesso insieme e devo aprire due caselle, quindi insomma doppio spacchettamento oggi, quindi andiamo a curiosare. Partiamo dal presupposto che non mi ricordo più neanche che giorno è. No, allora, 5, dunque se 9, il 9 l'abbiamo aperto, dovrei aprire il 10. Sì, infatti, aspettate che vi giro, infatti il 10 è chiuso, quindi andiamo ad aprire. Che bella, mi piace un sacco questa collezione di rossetti. Aspettate che la tiro fuori perché è sempre un po' complicato. Devo ammettere che li hanno incastrati veramente, veramente bene. Allora, questo qua si chiama Poise. Penso si pronunci. Niente, a me se non vola la roba, ma proprio salta, cioè non è che mi vola e mi cade e basta, proprio mi vola. Sì, Poise è scritto ed è un... non riesco a identificarlo. Molto molto scuro, bellissimo anche questo per Natale. Questo qua sembra matte a vederlo. Aspettate. Rossetto. No, qua dice rossetto normale, non parla di matte, però a vederlo non sembra tanto tanto lucido, invece mi sa di sì. È molto carino, comunque mi piace. Ed è questa linea qui arrotondata che dovrebbe essere la linea un po' più sciccosa di Makeup Revolution. E poi oggi è 11, quindi dobbiamo aprirne ancora uno. Dov'è l'11? 11. Ah, è una matita. Bellissima! È durissimo, ragazzi. Ok, ce l'ho fatta. Bellissimo colore. Non so se vedete, aspettate che mi giro un po' alla luce. È un rosa e si chiama Candy. Eccolo qua. Candy. Bene, sono molto molto contenta. Che bello, siamo solo all'11 e ho già un sacco di rossettini. Tenete conto che non avevo più rossettini. Ero completamente a secco e niente, io adesso mi devo andare proprio a vestire perché altrimenti arrivo tardi e Fedino aspetta, poverino. Sono le 4:10 e niente, ragazzi, io sono troppo felice del regalo che mi ha fatto mio papà del cappotto perché veramente negli ultimi giorni ero veramente a disagio perché lo sapevo, cioè quasi mi passava la voglia di uscire perché non riuscivo a vedermi bene. Adesso stavo utilizzando quella maglia appunto con il pelo, però iniziava a stare stretta. Insomma, sono veramente felice. Questo è stato il regalo per me più bello di Natale. Comunque, vedo un attimo cosa mettere, ma tanto vado solo a prenderlo a scuola, non dobbiamo fare nessuna commissione. Al massimo mi porto giusto un'ala, magari da farle fare la pipì, i bisognini, e ci vediamo tra poco. Bello il mio cappottino. Devo sbrigarmi, sono un po' giusta. Spero di riuscire a prendere anche un'ala, che altrimenti devo poi tornare su e prenderla dopo. Invece così facciamo un giro unico. La sciarpa dove l'ho mollata? Perché non la trovo mai? Sparita la sciarpa. Vieni qua, salterina. Andiamo a prendere Fede. Andiamo. Andiamo.
arrivati. Chi sta in ghizza? Adesso ti cambi. Vai e fai merenda. Fede mi ha portato un regalino dalla scuola. Cosa vuoi il King per merenda? Sì, però è pochino. Eh? È poco. Come poco? Un King? Ma io pensavo il King da quello del... Il King? No, il King. Allora sì. Sì? Lo vuoi? Insieme cosa vuoi? Possiamo fare un frullato? Con la tua banana che mi hai portato. Aspettate che mi appoggio un attimo. Allora, volevo mettermi un po' di smalto. Purtroppo sono in una fase in cui ho ripreso il vizio maledetto di mangiarmi le pellicine. Solo che il gel, anche se ho fatto tutti i vari corsi per farlo io, quindi le so fare, però non mi va adesso che sono in gravidanza, quindi devo accontentare dello smalto e sperare che il mio cervello bacato non mangi pellicine, almeno con lo smalto. Comunque sto mettendo questo qui, tra l'altro lo faccio vedere prima di metterlo, è il Gel Effect Keratin di Bella Oggi. Mi piace molto questo colore, metto questo anche se in realtà volevo mettere uno smalto tipo color vinaccia, ma quando ho le pellicine un po' qua rosse così non mi piace il rosso, quei colori scuri. Quindi metto questo qui. È Riccardo che mi scrive perché sto cercando come una disgraziata le sue caramelle balsamiche che lui mi dice essere in camera da letto, ma non trovo, e perché ho un po' di nausea e quindi solitamente una caramellina alla menta mi aiuta. Quindi sto facendo dei respironi profondi. Ho detto vabbè, faccio un pezzettino di vlog mentre metto lo smalto, così penso ad altro. Anche perché poi lo volevo chiudere e scusate se non guardo, ma sto mettendo lo smalto e volevo appunto caricarvelo già di stasera, visto che comunque 2 giorni che non carico vlogmas, perché appunto ieri era lunedì, ho fatto un pezzettino di vlog domenica e poi non sono riuscita a concluderlo. E volevo raccontarvi una cosa che ovviamente mi è passata di mente, è una cosa che mi succede spesso in gravidanza, mi era successo anche quando aspettavo Fede, di dimenticarmi le cose. Cioè magari vado in una stanza per prendere o fare qualcosa e poi mi ritrovo a metà stanza che mi guardo intorno così, cosa devo fare già? Chi mi dice il suo turno del giorno dopo e glielo chiedo altre 3 volte, cioè proprio, boh, non so, fatemi sapere se anche voi siete in dolce attesa, se anche a voi capita. Comunque, sono molto molto contenta perché era un po' che non mi pesavo e stamattina mi sono pesata e ho scoperto che nonostante sia al 7° mese io ho preso solo 1 chilo. Non mi stupisce come cosa, nel senso che il mio corpo fa così, ha fatto così anche con Federico appunto, perché io riesco a mangiare pochissimo, proprio mi tira lo stomaco, probabilmente ho la pancia molto alta. Questo è il colore, vedete, molto candido, è meglio quando si hanno queste pellicine, no? Un po' più pulito, un po' più... Comunque, quindi dicevo, probabilmente avendo, perché è molto alta, sento molto duro qui in alto, probabilmente questa cosa, cioè anche con lui mi ricordo che mi succedeva, mangio poco e quindi, cioè, comunque mi sento strapiena e non mangio chissà che, quindi probabilmente lei prende un po' quel poco che mangio, un po' le mie riserve, quindi io non sto prendendo peso, cioè ho preso 1 chilo.
e quindi sono molto contenta, anche perché soprattutto in fase poi parto i ginecologi sono abbastanza severi sul discorso peso, cioè c'è chi anche prende, per dire, 20 kg, e il mio timore è sempre quello che mi possano rompere le scatole, quindi sono sincera, non mi sto ponendo problemi, anzi mangio quello che mi va, anche perché a volte, soffrendo di nausea, se magari che ne so, magari Ricky dice facciamo questo, io me lo immagino un po', e se non mi va, se lo mangio lo stesso, poi lo vomito, cioè proprio, quindi devo mangiare quello che mi va, ovviamente cercando di mangiare anche sano. Io a volte mi faccio delle vellutate di verdura, a volte il pollo, a volte l'insalatona di carote, pomodori, insomma cerco di alternare abbastanza, poi ovviamente ogni tanto c'è anche il dolcetto, per esempio a colazione mangio pochissimo, mi faccio una tazza di latte con giusto sporco di caffè, per farvi capire, appena appena, e i miei 4 biscottini al miele, cioè io mi sento sazia, quindi poi magari a metà mattina mi mangio un frutto, una banana, mi mangio uno yogurtino, però insomma non... No, ho toccato, che odio! Comunque, sono in sintesi, sono contenta di non prendere, per il momento non ho preso peso, e quindi insomma sono tranquilla almeno su questo discorso. Poi mi sto facendo un po' di pasticci, comunque qua fatto carino. Detto ciò, domani ho quell'esame schifosissimo della curva glicemica, in cui mi hanno già chiesto se sono allergica, intollerante all'arancia, quindi so già che quella sbobba sarà all'arancia. Ragazze, ho notato ora che manca il pollice, comunque, quindi niente, domani devo fare questo esame meraviglioso, non vedo l'ora, e devo essere già là alle 7:30, quindi se riesco magari faccio un vloggino. Non garantisco, ma ci provo, così ve lo carico domani pomeriggio, domani sera, insomma. Ok, smaltino messo, ora è la parte più difficile, ovvero aspettare che asciughi senza toccare niente, senza fare pasticci, e la cosa vi assicuro che non è il mio forte. E niente, io spero che questo vlog un po' pasticcione vi sia piaciuto, perché comunque l'ho iniziato domenica, poi volevo continuarlo lunedì, ma vi ripeto, ho avuto un po' di faccendine burocratiche da organizzare, e quindi ho continuato oggi, insomma ho fatto come ho potuto, perdonatemi. E nei prossimi giorni dovrebbe tornare tutto alla normalità. Basta, direi che ho detto abbastanza. Ci vediamo probabilmente domani con un nuovo vlogmas.